Noi Italia, insieme alla nostra casa madre tedesca, come le altre filiali, abbiamo pensato di creare una raccolta fondi da dare in donazione alla Croce Rossa Italiana. Ed è stato deciso di celebrare gli eroi di questi giorni, che sono per l'appunto le persone che più sono state capaci di fronteggiare l'emergenza. E per celebrarlo abbiamo pensato di creare dei personaggi Playmobil che raffiguravano loro stessi. I primi personaggi sono stati per l'appunto l'infermiera, la dottoressa e la cassiera del supermercato. Persone di tutti i giorni, difatti questi personaggi vengono chiamati gli eroi di tutti i giorni, e tutto il proveniente dalla vendita di questi prodotti, che sono attualmente solo in vendita presso il nostro sito, perché a fronte del lockdown non è possibile la distribuzione, tutti i proventi raccolti nelle tutte le nazioni verranno distribuiti alla Croce Rossa. Ognuno ha la Croce Rossa di riferimento, quindi per noi sarà la Croce Rossa italiana. Queste scatole sono il prodotto che riceve il consumatore che vuole aderire a questa raccolta fondi per la Croce Rossa italiana. Sono prodotti che non sono attualmente in vendita presso i normali negozi di giocattoli e sono un'esclusiva del sito web. Data l'urgenza e la velocità del tempo, sono state utilizzate delle scatole che non possono essere messe in vendita. All'interno troviamo i personaggi, quindi gli eroi di tutti i giorni. In questa, per esempio, all'interno c'è l'infermiera, che come potete vedere ha la sua mascherina, il suo stetoscopio e il termometro per probare la temperatura. Qui abbiamo la cassiera del supermercato, come potete vedere, è ricca di tutto quello che la contraddistingue, dal registratore di cassa ai soldini. Ed infine abbiamo la dottoressa pediatrica, perché oltre alla sua valigetta c'ha anche un orsacchiottino con cui interagire con i bambini stessi. Il motivo per cui sono tutte e tre delle donne deriva dal fatto che sono molto più rassicuranti per il bambino e per l'adulto. Sono dei giocattoli che servono per spiegare ai bambini che cosa avviene in questa emergenza, e soprattutto noi vogliamo ringraziare queste figure professionali che stanno svolgendo un ruolo altamente qualificante e importante per la nostra società. Questo è un progetto che è nato subito prima di Pasqua. È un progetto che andrà avanti per tutto il mese di aprile e si estenderà anche a maggio. Dalla prossima settimana saranno disponibili altri quattro soggetti, questa volta tre saranno temi maschili, e sono per l'appunto il panettiere, l'operatore ecologico e il dottore. Oltre ai personaggini, quindi la raccolta fondi attraverso i personaggini, Playmobil ha da poco messo sul mercato delle mascherine di protezione, e anche queste mascherine, il ricavato 1 euro per ogni mascherina venduta, verrà dato in donazione alla Croce Rossa. La Croce Rossa ci sta per l'appunto ringraziando per questa attività. Ad oggi non abbiamo ancora un'idea di tutti i proventi ricavati, però io posso dire che da una mia prima analisi abbiamo venduto più di 1.000 personaggini, e questo è soltanto un inizio di collaborazione con la Croce Rossa italiana, perché il personaggio Playmobil, il fatto che abbiamo tante ambientazioni, abbiamo l'ambulanza, abbiamo i personaggi, si può ben sposare con la Croce Rossa, e quindi per il futuro non è detto che non ci siano delle collaborazioni insieme per continuare la raccolta di fondi a loro favore utilizzando i personaggi Playmobil e i playset Playmobil. E riuscire con un personaggio a spiegare al bambino che cosa sta succedendo in questo momento, perché si sta celebrando dei personaggi come l'infermiera, come la cassiera, che cosa stanno facendo attivamente per contrastare questa emergenza, è secondo noi il mezzo più bello per arrivare ai bambini stessi, perché il giocattolo dobbiamo sempre ricordarci che è uno strumento che i genitori utilizzano per interagire con i più piccoli.